Radio 1 presenta Vivi Città 2015, 32esima edizione. Buongiorno da Marzia Leoni che vi parla e da Carlo Silveri che cura la parte tecnica. Ancora una volta Radio 1 corre insieme con Vivi Città, la manifestazione podistica organizzata dalla WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, in molti luoghi d'Italia e del mondo. Anzi, da tradizione sarà proprio la nostra radio a dare il segnale di partenza fra qualche minuto. Il sole almeno a Roma ci benedice, come l'anno scorso siamo ospiti della casa circondariale di Re Bibbia. Questo infatti il teatro romano di Vivi Città, perché lo sport è competizione, è divertimento, ma anche strumento sociale. Un carcere quindi il posto giusto dove stare. Ma quanto sport c'è nella giornata di un detenuto? Qui con noi Roberto, prima di gareggiare parla un po' con noi. Ciao a tutti, buongiorno. Quanto sport fate? Sono ormai 5 anni che ho scoperto questa passione e infatti vorrei ringraziare Vivi Città e tutti coloro che hanno permesso questa manifestazione, così da permetterci di capire che nella vita c'è altro oltre a quello che abbiamo fatto. Ma ogni giorno fate qualcosa, vi allenate in qualche modo, praticate qualche disciplina qui? Certo, noi al reparto G9 abbiamo un campo in dotazione dove ci è permesso allenarci tutti i giorni e giornalmente facciamo il nostro allenamento. Infatti vorrei salutare a tutti i miei compagni di allenamenti e tutti coloro che purtroppo non hanno potuto partecipare a questa manifestazione. Lei sta scontando una condanna a quanti anni? 23. Ecco, 23 e quando... sono quasi 6 anni che sono qui. Quindi uscirà nel? 2033 più o meno. Sta già progettando, sta lavorando per quell'obiettivo anche se è lontano? Sì, per il momento mi alleno, poi... Si allena anche per la vita, certo, però anche per imparare un mestiere, per cambiare abbiamo vita. Abbiamo già cominciato a cambiare vita e le prospettive sono ben altre da quelle che ci hanno portato qui dentro. Tutto quello che non uccide rafforza e anche la corsa ci rafforza, anche benissimo, sia mentalmente che fisicamente. Grazie. Quindi usciremo ancora più forti di prima. Ma questo credo che sia l'obiettivo anche del carcere quando è pensato nel modo giusto. Allora lasciamo che Roberto raggiunga, grazie, gli altri concorrenti, ciao, gli altri concorrenti che sono raccolti qui nell'area verde di Re Bibbia, antistante la chiesa, è un po' piazza, un po' prato, è un luogo anche in cui incontrano i detenuti le famiglie. Il percorso di gara corre intorno, si snoda lungo il muro perimetrale del carcere, è un circuito da ripetere diverse volte. Vincenzo Manco, presidente WISP, lo chiamiamo qui vicino a noi. Intanto facciamo aspettare un momento gli atleti, perché loro vogliono partire, però noi vogliamo anche capire quali sono gli scopi specifici di Vivi Città quest'anno. Noi riprendiamo questa, diciamo, iniziativa che abbiamo avuto anche l'anno scorso di dare il via al Vivi Città 2015 all'interno del carcere di Re Bibbia, perché vogliamo dare un segnale chiaro di come anche istituzioni di questo tipo, che restringono lo spazio di libertà chiaramente di ogni detenuto, hanno bisogno e hanno la necessità di riscatto, di opportunità, di riabilitazione. La WISP è questo, la WISP mette a disposizione durante l'anno propri istruttori perché tutti possano allenarsi per vivere questa grande giornata come tante altre, ma soprattutto questa. Quindi è la costruzione di un senso, di un dentro e del fuori, di un'istituzione che è in rapporto costante con il territorio. Abbiamo detto un Vivi Città praticamente mondiale, una grande, grande corsa davvero, e legame con l'attualità. Abbiamo tutti negli occhi la stretta di mano fra Raul Castro e Barack Obama, quindi il disgelo nel summit di Panama fra Stati Uniti e Cuba, e nel suo piccolo anche Vivi Città celebrerà. Noi siamo presenti perché correremo Vivi Città oggi a Ghira de Melena, che è una città a sud di 40 km da L'Avana, e quindi diamo, come dire, un segnale come al solito di grande tempismo rispetto alle tematiche internazionali, al diritto internazionale, e lanciamo un segnale anche noi di pace e di distensione tra i popoli. Credo che sia una gran bella occasione che noi abbiamo offerto al popolo sportivo del mondo, insomma. Allora, è
però l'ora dell'azione, basta parlare, gli atleti naturalmente vogliono gareggiare, quindi conta la rovescia breve, il via, compito suo Manco, forza. Abbattendo tutti i muri di ogni pregiudizio, pronti, partenza, via! E qui con noi, mentre la corsa comincia, c'è il presidente del CONI, Malagò, il capo dello sport italiano. Allora, vogliamo parlare, presidente Malagò, di sport per tutti, cioè sport con valenza sociale, non quello grandi firme. Allora, in un momento di crisi, in un momento di tagli pesanti, c'è modo di tutelare la pratica sportiva di base? Sì, buongiorno a tutti. Anzitutto per me è importante sottolineare che più che di sentirmi il capo mi sento un servitore dello sport italiano, perché questo è un mondo dove secondo me le gerarchie devono esserci meno possibile, ma cercare anzi di remare tutti verso la stessa direzione, che poi insomma i concetti, i valori, gli obiettivi devono essere abbastanza chiari per tutti. Questo va però nel senso proprio del appunto, discorso. Adesso arrivo. Ma guardi, in poche parole, noi oggi qui abbiamo questa manifestazione all'interno di un carcere, una manifestazione con alto contenuto simbolico, promossa dal mondo degli enti di promozione, dalla WISP. Ci sono delle persone che cercano quasi di dividere il mondo dello sport in due. In realtà io ho sempre considerato, e questo credo che mi viene dato atto, anche con qualche impegno, con qualche spreco di energia, che in realtà sono due componenti di un unico mondo, cioè chi deve dare dei messaggi di natura sociale e chi fa sport fino all'alto livello. E quindi penso che il Comitato Olimpico è giusto che sia presente, sia testimone, anche e soprattutto quando non c'è necessariamente da vincere un'Olimpiade, da vincere un Mondiale, ma da chi appunto deve aiutare le persone che hanno dei disagi, disagi di tutti i tipi. Oggi qui abbiamo una testimonianza all'interno di un carcere, ma questo può essere nelle periferie, dove non ci sono impianti, dove ci sono dei grossi temi di ordine pubblico. Insomma, non dico che lo sport è la medicina per tutti questi mali, però sicuramente siamo ai primissimi posti per dare una mano a risolverli. Grazie Malagò. Allora, siamo in un istituto di pena. Gli istituti di pena sono i luoghi in cui chi ha la forza per farlo si riscatta dagli errori commessi. Allora, errori, riscatto, confine fra lecito e illecito. Immaginiamo che siano concetti ben chiari ad Alex Schwarzer, è qui con noi. Anche lui oggi, Schwarzer, che lo sapete, d'ora in poi sarà allenato dal professor Donati, il maestro di sport e di sport pulito, proprio per uscire dal periodo buio del doping e della squalifica che fra l'altro scade fra un anno, vero Alex? Sì, scade fra un anno adesso. Però io magari, cioè, speriamo in un piccolo sconto della pena, che penso a maggio o giugno nel caso viene comunicato. Comunque ad oggi la mia squalifica termina il 30 di aprile 2016. E lei sta ricostruendo la sua vita? Sì, beh, io adesso grazie anche al professor Donati, al professor D'Ottavio, al professor Ronci, abbiamo creato questo progetto proprio di massima trasparenza e adesso io sono qua a Roma e cercando ogni giorno in allenamento di migliorarmi per essere poi pronto quando potrò di nuovo tornare in gara. Ma lei pensa davvero, crede davvero, è convinto di poter tornare atleta ad alto livello? Io sono sicuro di questo, la domanda se riuscirò a tornare è quando, perché il problema è che io da 3 anni non faccio gare, che è un arco di tempo molto molto lungo, e quindi non so se avrò bisogno di una gara, 2 gare, 10 gare per tornare al mio massimo livello, però sono sicuro che ci tornerò, ecco, sì. Ma perché Alex, uno come lei, uno che ha tante potenzialità, ha cominciato a doparsi? Beh, perché purtroppo non sempre si fanno le decisioni giuste, no? E io
Lei non l'ha fatto, però ora cerca di cambiare e di risolvere in senso positivo la sua vita. Sentiamo la sigla in sottofondo, vuol dire che dobbiamo chiudere. Ringraziamo Alex Schwarzer per la sua testimonianza, ringraziamo tutti voi per averci seguito, i nostri gentili ospiti. Correre fa bene, diamo appuntamento a Vivi Città dell'anno prossimo. Grazie, buona domenica.